Senta, signor Savi, lei ha riferito all'inizio del suo esame, di alcune rapine ai caselli che ha ammesso. E contestualmente, c'erano discorsi con esplosivo e prestito. Come si e di armi, come si accavallavano da un punto di vista temporale queste attività? Come cosa mi sta chiedendo? Le varie date? No, mi rendo conto che questo sarebbe. Scusate, sarebbe un elemento di troppo dettaglio. Cioè, mi ha colpito questo. Lei ha detto, abbiamo fatto alcune rapine ai caselli, prestavamo le armi, poi è intervenuta una fase successiva che penso sia quella a cui fa riferimento Roberto. Capito. Cioè, è diciamo, una concomitanza piuttosto singolare per la mia esperienza, se lei ce la vuole un po' spiegare alla corte. Allora, come... Anzi, mi scusi, la interrompo, le faccio una domanda più precisa. Quando e perché lei decise, di cominciare a fare questi lavori, queste attività? Quando avevo bisogno di soldi, no, perché avevo bisogno di soldi e più o meno un annetto dopo che questo tribunale ha consentito alla Bimota ad andare in amministrazione controllata, mettendo in mezzo alla strada decine di famiglie. Quindi lei dice che era disoccupato, era dipendente di questa No, società? era mia. Ah, mi scusi, era sua, ho capito. Era un imprenditore, quindi lei. Ho Sì. capito, aveva bisogno di soldi e decise di fare le rapine ai caselli. Sì. Fruttavano molto le rapine ai caselli? No, non fruttavano molto, però nelle mie condizioni era tanto. Ho capito. Senta, suo fratello Roberto ha riferito ieri che più o meno in quel periodo iniziò un'attività di prestito di armi a un settore che ha qualificato come appartenente alla criminalità organizzata. Quando suo fratello Roberto le parlò di questa attività che lui aveva intrapreso, che cosa le disse e che tipo di proposta le fece? Quello che so io è che Roberto conobbe una persona tramite Gugliotta. Ha fatto il nome di Dimitri, io non so, non conosco questa persona, non so se lui, non so se... So che erano altre persone venute dal Meridione, tutto quello che posso dire. Ai quali prestammo delle armi in cambio di soldi. In cambio di soldi. Senta, secondo lei perché queste persone scelsero proprio suo fratello che faceva il poliziotto? Non so, questo deve domandare a loro. Io a queste cose non posso rispondere. Come ho già detto, ogni parola viene presa con le pinze, quindi non mi posso divagare su delle supposizioni o cose del genere. Dico quello che so per preciso Lei si rendeva e conto che non questa posso era andare oltre. un'attività pericolosa, che era un'attività impegnativa, diciamo? Era un'attività illecita. Prego? Era un'attività illecita, logicamente. Ecco, quindi lei era consapevole dei rischi che correva? Sì, sapevo che andavano a fare delle rapine. Senta, Sempre parlando del primo periodo. Certo. Ecco, il primo periodo lo possiamo collocare in uno spazio annuale? Diciamo fino 88-89 circa. Fino all'89. Senta, Sì, non quando. sono, adesso io l'ho dato una data, non vorrei che questa data poi fosse presa No, e ma non guardi che non c'è mica la Santa più Inquisizione, o meno sa quel qui. periodo lì. Allora, senta una cosa, e quando. Quindi lei cedette, affittò anche armi che erano sue, signor Savi. Senta, quando lei cedeva le armi a queste persone che ha definito sagome, che cosa si immaginava che facessero? Delle rapine. Immaginava che potessero anche uccidere nel corso della rapina? Logicamente le rapine si fanno in maniera pulita, gente che viene da molto lontano, cosiddetti rapinatori Mi professionisti. scusi, che cosa vuol dire logicamente le rapine si fanno in maniera pulita? Prego. Se mi fa finire, glielo dico. Detto, rapinatori, cosiddetti professionisti che vengono da lontano, che si fanno tante strade, cose del genere, di solito si dice che non sparano mai. In Lei ogni si caso io considera avevo bisogno di soldi, un rapinatore professionista? Per avevo. Io non sono rapinatore. le rapine che ha fatto, si considera un rapinatore professionista? Perché? Perché Miei punti di vista personali. le rapine non erano pulite? Miei punti di vista personali, io rapine sporche non ho fatto.
Non ha fatto rapine sporche. Senta, benissimo, quindi lei, pur sapendo, perché ce l'ha detta adesso, che la professionalità di un rapinatore impone la rapina pulita... No, io non le ho detto questo, un momento, io le ho semplicemente detto quello che si sente dire in giro. Certo. Io non ho detto che questo è un mio punto di vista. Io da profano, all'epoca, da profano, sentendo parlare così mi sono fatto i miei punti di vista. Ma si parla solamente di miei punti di vista. Ecco, allora le dico il mio punto di vista. Dal mio punto di vista la rapina è un reato ad elevata professionalità, quindi un rapinatore corretto fa la rapina pulita. Ciò premesso, quando lei prestava le sue armi a persone che lei ha detto a questa corte essere completamente sconosciute, immaginava che potessero commettere degli omicidi? Poteva succedere. E lei accettava il rischio? E logicamente prestavo delle armi, si fa sempre con la speranza. Ecco, ascolti, quando lei poco fa ha detto che aveva informazioni o dirette per il ruolo che rivestiva durante queste rapine o dagli organi di stampa delle rapine medesime, e quindi certamente avrà appreso, perché questo è un dato di comune esperienza, non è un dato processuale, visto che i giornali li leggiamo tutti, che erano stati fatti dei morti, che quindi le rapine non erano pulite. Ciò nonostante ha continuato a prestare le armi. Perché? Lei sta confondendo le acque. Cioè? Fino all'88. Io gradirei che lei non desse giudizi di valore. Io allora gradirei la stessa cosa, se permette. Perché fino all'88 non ci furono feriti, non ci furono morti, non ci furono niente con questi primi gruppi. Bene, e successivamente? Successivamente sembra di sì con le cose. Mi scusi, l'episodio Picello è il 30 gennaio 88. E lei ha detto di aver prestato le armi. Beh, io ho detto di come le cominciate a prestare un pochino prima. Ecco, va bene. Successivamente c'è una cadenza temporale che è a sua conoscenza, perché nel capo di imputazione, che è stata poi comunque oggetto di disamina ampia in questo procedimento, e per cui possiamo concludere che vi sono stati in epoca successiva una serie di episodi di sangue. In questo momento non mi interessa la periodizzazione fra i due gruppi o i tre gruppi che ha fatto ieri in maniera piuttosto ampia ed articolata suo fratello Roberto. Io le chiedo questo: nel momento in cui lei ebbe notizia, diretta o indiretta, che con le armi prestate da lei venivano fatti dei morti, perché continuò a prestarle? Non rispondo. Allora io le ribadisco questa domanda: aveva consapevolezza che queste armi potessero fare ulteriori morti? Le ho già risposto questo. Benissimo. Allora, per quello, ecco, torniamo un momentino alla prima domanda. Vi fu, secondo lei, un momento in cui si accavallarono le rapine ai caselli, il prestito di armi ed alcune rapine con esplosivo? E se sì, quando? Vi fu un periodo in cui si accavallarono, che cosa? Le rapine ai caselli che lei ha ammesso, gli episodi con l'esplosivo che lei ha ammesso e il prestito alla criminalità organizzata, prestito di armi. Ma le date le avete voi, le avete tutte stampate dal primo all'ultimo? Io le chiedo se nella sua memoria, vi è ricordo. Nella mia memoria non c'è nessun ricordo, ma è nella mia memoria, quindi non lo posso escludere, non lo posso affermare. Però se lo ricorda. Nella mia memoria non vi è alcun ricordo. Ah, non vi è alcun ricordo. Ah, no, ho capito, ho inteso male. Però non lo posso escludere e non lo posso affermare, perché potrei sbagliarmi, perché non mi ricordo. Le date le avete più chiare voi di me. Va bene. Senta, allora io vorrei che lei, ricalco qui la domanda che ha fatto il collega, mi sembra il collega Landi, vorrei che lei ricostruisse con una certa precisione quello che fu il suo ruolo concreto nelle vicende alla luce di questa nuova versione dei fatti che suo fratello Roberto e lei avete dato fra ieri e oggi. Lei sostanzialmente che ruolo aveva? Dovevo coprire mio fratello. Ecco, se vuole spiegare un po' meglio, per cortesia. Quando mio fratello effettuava le consegne e i ritiri, io stavo lì vicino, a giusta distanza, ero armato e se ci fossero stati dei problemi sarei intervenuto. Ecco, lei avrà certo sentito nel corso del dibattimento, perché mi pare che sia sempre stato presente, che vi è un elaborato che rileva il traffico dei vari cellulari, se lo ricorda? Ma io le ho anche detto che nessuno ha mai parlato dei cellulari, i contatti li teneva lui all'interno della questura, all'interno dell'orario di lavoro. Prego, guardi, non, se mi lascia terminare e chiarisco. Vi è in atti un tabulato molto ampio,
e lei dovrebbe aver sentito la relazione del perito che è stato portato al dibattimento come teste dell'accusa, se non sbaglio, che ha rilevato un traffico cellulare fra il cellulare suo e di suo fratello Roberto in entrata e in uscita, con dei riferimenti ai giorni in cui sono avvenuti i fatti che le sono contestati sotto il profilo della partecipazione materiale. Certo, ma se controllate bene vedrete che ci sono anche delle telefonate mentre noi saremmo dovuti essere a compiere la rapina, perché ci sono delle telefonate dai nostri cellulari in contemporanea all'esecuzione delle rapine. Ecco, però io le voglio chiedere questo, suo fratello e lei, nel momento in cui lei lo copriva ed eravate a breve distanza, parlavate col cellulare? No. Assolutamente. Lei lo usavate il cellulare durante queste operazioni di copertura? Noi eravamo quasi sempre insieme quando c'era del corso. E quindi non vi telefonavate? Può essere capitato che ci siamo fatti qualche chiamata così, perché magari eravamo momentaneamente distaccati, ma io non ricordo episodi del genere. Cioè, quindi lei ricorda che Roberto e lei eravate insieme durante queste operazioni di copertura? Cioè. Sì. Probabilmente se ci sono delle telefonate così vuol dire che non abbiamo né fornito le armi né eravamo presenti. Allora io le contesto tutti i tabulati che fanno riferimento a tutte le rapine che le sono... Le circostanze sono... Avvocato Barra, sono al fascicolo del dibattimento. Che le contesta il tabulato, pare che il tabulato l'ha fatto Savi, precisi meglio allora l'avvocato Monteleone cosa intende fare. Allora, quando è finita la sceneggiata andiamo avanti. Allora, ho detto, io le contesto queste circostanze di fatto che sono al fascicolo del dibattimento, i tabulati sono qui, è chiaro che non ho nessuna intenzione di ammorbare la corte leggendoli, vi è un traffico cellulare fra il cellulare suo e di suo fratello Roberto in tutti gli episodi. Io le contesto questi fatti, se lei vuole rispondere, altrimenti sarà elemento di discussione, però a me interessa, il senso della domanda è per vedere di capire qualcosa di più sui rapporti fra questi due cellulari che erano nella disponibilità sua e di Roberto, quando lei mi ha appena escluso che l'uso del telefono cellulare durante l'operazione di copertura. Tutto qui. Io non ho detto che abbiamo fatto azione di copertura. Azione di copertura sono una cosa, essere nei paraggi è un'altra cosa. Beh, azione di copertura l'ha detto, allora diciamo è una definizione. Azione di copertura è essere con un'arma in mano pronti a sparare, a coprire queste persone. E io non sono mai stato disposto a farlo. Io sono stato disposto a farlo per coprire mio fratello, no altra gente che io non conosco. No, io sto parlando del ruolo che lei aveva durante le rapine, che era un ruolo di copertura. È lei che non lo può capire. Questa copertura. No, io capisco bene, sa, non si preoccupi. Non si preoccupi. Allora farà finta. Non si preoccupi. Altre domande? Ecco, sì, andiamo avanti. Ah, non ho risposto. Quindi che cosa? Ecco, mi risponda se crede. Niente, io gliel'ho detto, io non è che non posso escludere in maniera assoluta l'uso del cellulare in qualche occasione. Se, come dice lei, in tutte le volte c'è un continuo contatto dei vari cellulari tra me e mio fratello, vorrà dire che siamo dei mitomani, che non abbiamo né prestato le armi, che non abbiamo fatto la rapina, che eravamo in giro da altre parti. Ecco, quindi però lei ha la percezione esatta che la versione dei fatti che ha dato oggi è incompatibile con questa prova, perché questa è una prova acquisita al fascicolo del dibattimento. Opposizione. Va bene. Posizione accolta. Grazie. Fa dire che è compatibile. Andiamo avanti, avvocato Monteleone. Vabbè, allora, senta una cosa, lei mi ha detto, lei ha detto durante l'esame che, sto parlando dei problemi balistici, sono stato messo sottilmente in condizioni di non difendermi, no, abilmente. Ecco. Certo, allora, pure i soldi che avevo in tasca, ma sequestrato, non lo poteva fare. Ah, quindi lei dice, ecco, lei dice... La domanda, per favore. Io voglio sapere cosa significa. Ecco. Cioè, perché quando un imputato dice che non può difendersi, insomma. Quale? Ecco, risponda. Io le controperizie le devo pagare e non sono in grado di pagarle per poter fare una controperizia. Questo voglio dire. Ecco. Al patrocinio lei, gratuito patrocinio? Non lo so, non credo. Si è mai occupato di verificare, perché questo fa parte della sua difesa?
Ma io mi fido della mia difesa. No, del problema, anch'io mi fido molto dell'avvocato Barra professionalmente, ma non è questo il punto. È un problema che attiene alla sua difesa. Lo sa che una richiesta di perizia balistica al dibattimento impone un'anticipazione da parte della Corte d'Assise? Impone? Una anticipazione di costi da parte della Corte d'Assise. Non lo so, qualcuno la dovrà fare, perché se io non la posso pagare, se io fornisco gli elementi che stabiliscono che c'è una possibilità che una controperizia dia un esito diverso, deciderà la Corte se le vorrà fare. Sì, senta... Io li fornisco anche adesso, se volete. Non so, veda lei, non mi interessa particolarmente. Se volete che li fornisco, io li fornisco. Comincio a parlare... No, come crede, guardi, per quello che mi riguarda... Vado avanti. Gli elementi balistici, se... Ne ha già parlato. Sì, sì, come crede la Presidenza, no, io non ho interesse alla domanda. Memoria. Adesso, ecco, parla. Senta, io sono parte civile per il Comune di Cesena e quindi sono particolarmente interessata agli episodi di sangue. Lei ha ammesso una partecipazione all'omicidio Mirri sotto il profilo della fornitura delle armi, quindi una partecipazione materiale. Da un punto di vista temporale e spaziale, è in grado di dirmi con un pochino più di precisione di poco fa qual è stato il suo ruolo, qual è stato il ruolo di suo fratello Roberto, che cosa è accaduto e quando lei ha appreso che c'era stato un morto e che quindi la rapina era diventata sporca? Questo l'ho già detto prima. Confermo quello che ho detto prima. Cioè, lei a quanta, più o meno dov'era? A che distanza dalla... Non c'era un posto fisso. In quel momento. In quel momento io non lo so cosa sta succedendo. In quel momento potevo essere qui come potevo essere là. Che ne so io cosa stanno facendo. Durante la rapina, lei aveva una collocazione da qualche parte? La collocazione era nelle vicinanze. Ecco. E non c'era una radiocronaca, di conseguenza io non potevo sapere in quel momento dove potevo essere. E senta, suo fratello Roberto ieri ha parlato dell'ospedale o del seminario? Mio fratello ha parlato dell'ospedale e del seminario indicando la zona possibile. Sì, certo. E poi indicando il punto che veniva indicato o che lui indicava a queste persone, a seconda dei casi, per il ritrovo. Cioè per il recupero, insomma. Per il recupero. Quindi lei aveva la funzione di fornire le armi, perché io sto cercando di capire esattamente il suo ruolo, di fornire le armi e poi di dare aiuto alle persone, cioè aiuto di recuperare le persone dopo la rapina. È questo il problema. Non recuperare nessuna persona dopo la rapina, vabbè, io dovevo recuperare le armi dopo la rapina. E basta. Mio fratello doveva recuperare le armi dopo la rapina, io dovevo coprire mio fratello per evitare che gli facessero degli scherzi. Mi scusi, perché lei pensava che queste persone potessero fare degli scherzi a suo fratello? Insomma, non ci vuole molto a immaginarlo. No, colpo di pistola parte anche alla svelta, volendo. Certo, però ci deve essere una motivazione per cui può darsi che loro l'abbiano avuto nella loro testa. Io, non essendo nella testa di queste persone, non posso immaginarmi niente. Quindi lei diffidava di queste persone? Ma io diffido di molta gente. Senta, questo rapporto durò per molto tempo, no? Per un numero ragionevole, ecco. E come in ogni relazione d'affari, il tempo dà affidabilità. Nonostante la relazione di affari andasse sempre a buon fine, la sua diffidenza si manteneva, il suo ruolo di copertura si manteneva. Perché? Non ho capito la domanda. Cioè, questa collaborazione è andata avanti negli anni. A quanto pare, ecco. Allora, una collaborazione che va avanti negli anni è una collaborazione nel corso della quale la tensione potrebbe scendere. Lei era comunque diffidente anche negli ultimi episodi che ha ammesso, sia pure sotto il profilo della fornitura. Io sono sempre stato diffidente. Ad un certo punto ci fu da parte mia e di mio fratello l'intenzione di smetterla. Quando? Non lo so collocare nel tempo. Sì, e perché volevate smettere? Perché stanno combinando cose che erano più grosse di quelle che ci immaginavamo. E ci fu impedito questo. In quale modo? A parole, con mio fratello, gli fecero delle minacce indirette, se vogliamo indirette, e queste lasciavano presupporre tutto. Vuole riferire alla Corte esattamente questa minaccia indiretta? Non le ho sentite io, le ha sentite mio fratello. Se vuole, io le ho sentite mio fratello. Se vuole, mio fratello vuole ripetere le minacce che gli hanno fatto. Lei non lo vuole ripetere? Faccio lui. Io parlo solo di cose che io ho sentito. Ho capito. Senta, suo fratello ieri ha fatto riferimento a un rapporto che venne iniziato al cimitero dei Polacchi a San Lazzaro
su richiesta di elementi che appartenevano comunque alle istituzioni. Come ho già detto stamattina, io pensavo che fossero di Bologna, non fiorentini o altre cose. No, ma lei pensava che comunque fossero elementi delle istituzioni o elementi della criminalità? E a quanto so, delle istituzioni. Fu garantita la copertura, dissero che c'era già stata la copertura tramite Macauda. Cosa sa lei di Macauda? Stavo per dire, persona che io non conosco, non posso dire niente in merito. Non ha mai nemmeno mai letto articoli sul giornale su Macauda? Ah, il giornale a volte scrive cose poco vere, molto spesso. Ho capito. Senta, lei si chiese mai nel corso di questa attività, che credo si possa definire lunga per sua ammissione diretta, quali erano gli scopi di queste persone a cui voi fornivate le armi? Non riguarda me, non è mio compito saperlo. Posso immaginarlo? Cosa immaginò? No, non parlo di quello che immagino io, non parlo di punti di vista. Come ho già detto, parlo di quello che so per certo e solo di quello. Senta, perché dopo le cose vengono sempre adoperate in altri modi. Ascolti, diciamo nella fase finale di questa lunga collaborazione, lei si rese conto di quanto panico queste cose provocassero in Romagna? Non rispondo a questo. Va bene, senta una cosa. In casa sua sono stati trovati una serie di travestimenti per le rapine e un particolare un impermeabile. Quante volte l'ha usato quell'impermeabile? Ma diverse volte. Lo comprai in quel magazzino lì sul vicino a Fiabilandia, quasi di fronte a Fiabilandia. Sì. Era un impermeabile dozzinale. Di quelli che ce n'è nella marea. E per quante rapine lo ha usato? Quello veniva anche dato. A quanto pare ci sono delle rapine che... Ah, ecco, questo è un discorso che mi interessa. Quindi, a parte le armi, lei ha detto poco fa che fornivate il cappello. Io ho detto che fornivamo l'abbigliamento. A tutto l'abbigliamento? Non tutto l'abbigliamento. Quale? Lei sta cercando di farmi cadere nell'equivoco. Se mi fa le domande per preciso, bene, altrimenti se mi sta facendo questi giri di parole io smetto di risponderle. Buonanotte. Guardi che credo che lei è garantito dalla presidenza che se faccio domande suggestive, che posso fare perché sono in sede di controesame, fra l'altro perché la legge me lo consente, perché io non ho chiesto il suo esame, comunque credo che il presidente la possa garantire. Io le faccio una domanda diretta: fornivate capi d'abbigliamento e quali? Quando dopo una rapina, logicamente le forze dell'ordine intervengono sul posto della rapina e le prime cose che raccolgono più o meno i connotati delle persone, l'abbigliamento, la macchina e il numero di targa. Prima cosa che bisogna cambiare è la macchina. Seconda cosa, bisogna cambiare l'abbigliamento e nella possibilità di farlo i connotati. L'abbigliamento logicamente può essere un impermeabile, può essere un giaccone. Logicamente se io vado a rapinare una banca con una giacca scura addosso, girato il primo angolo mi vedranno con una giacca chiara. Questa è la prima cosa da fare. Questa è molto chiara la... Certo. Vabbè. Quindi venivano fornite le armi e l'abbigliamento e le macchine anche? A volte le macchine, a volte no. Le macchine comunque le abbiamo fornite. Quindi, mi scusi, praticamente, no, possiamo dire che queste persone che venivano da fuori e che per lei sono sconosciute si limitavano a eseguire materialmente la rapina ed eventualmente l'omicidio, se necessario. Cioè c'era solo un ruolo di esecuzione meramente materiale. Cioè non c'era preparazione, non c'erano armi, cosa facevano questi? Cosa facevano questi non lo so, cosa facevo io? Preparavo, facevo dei sopralluoghi, preparavo insieme a Roberto la via di fuga e a volte fornivamo le macchine. Ho capito, senta, io le faccio un'ultima domanda sull'episodio del ferimento Merendi, Rolo Cesena 1, cioè episodio 1. È sufficiente come riferimento per la cooperazione? Se la rendi so chi è. Ecco, lei poco fa ha contestato di aver partecipato. No, io ho contestato... Materialmente? Sì, io ho detto di aver partecipato a quella dopo, insieme a Gugliotta. Ho capito.
nel corso della quale vari testi l'hanno riconosciuta. No, ma ha riconosciuto Roberto Palazzi. Tra l'altro Roberto Palazzi dice che avevo dei baffi di carta neri, mentre gli altri impiegati hanno detto che avevo dei baffi molto folti, di pelo, quindi non so quanto sia attendibile. Ho capito. Senta, noi abbiamo sentito nel corso di questo dibattimento l'audizione di sua cognata, sono stati acquisiti gli atti di sua moglie. Accantoniamo per un attimo il discorso di quella che è stata la sua compagna, la signora Micula. E, sì, lei conoscerà il contenuto perché sono stati letti. Entrambe le mogli, diciamo, dei fratelli Savi forniscono una serie di riferimenti molto precisi e coincidenti con la sua originaria versione, nel senso che forniscono riferimenti precisi sulla partecipazione materiale. Per quanto riguarda mia moglie, ha dichiarato che in un primo momento lei ha cominciato a sospettare. Sì. Anzi, in un primo momento non sospettava niente, io ero spesso fuori ed ero a caccia di cinghiali, per quello che sapeva, insieme a Roberto. E sua cognata? Poi, io non posso parlare di mia cognata, io parlo di casa mia, non parlo di casa degli altri. In un secondo tempo ha cominciato a avere dei sospetti, finché alla fine io gli confessai, dopo alcuni giorni di insistenza da parte sua, le confessai d'essere l'autore dell'eccidio del pilastro. Da lì si ruppero i rapporti, queste sono le confessioni di mia moglie. Dopodiché ha sempre sospettato, ogni volta che vedeva sul giornale uno bianco, uno bianca, e diverse volte me l'ha anche chiesto, siete stati voi, non siamo stati noi. Allora, qualche volta gli avrò detto sì, sono stato io, ma questo sempre prima della rottura dei rapporti. Senta, e per quello che riguarda le dichiarazioni della signora Micula, che sono tutte derelato su una sua materiale partecipazione ai fatti di cui ci stiamo occupando. Lì ci sarà da fare un discorso un po' più lungo, forse. No, magari adesso aggiorniamo. Ecco, prossima, benissimo.